distanza, ma il fatto che oggi questa trasversalità, la preside parlava di biotecnologie, ma c'è un salmentese che ha fatto uno dei 12 padiglioni dell'ultimo Expo dedicato all'alimentazione, e io ho fatto il padiglione per gli agronomi di tutto il mondo, l'abbiamo anche presentato dentro questa scuola. Nessuno mi ha chiesto: mi dà il cellulare di Martina? Oppure possiamo fare qualcosa per il nostro territorio attraverso la sua esperienza? Capito? Parliamo di agronomi di tutto il mondo, cioè delegati. Io feci la fattoria globale, non so se l'avete vista. È stato fatto in occasione di Expo. Expo si tiene ogni 4 anni ed eccolo qui. Eccolo, se c'è, non lo so. Spero di sì, eccolo qui. Capito? Quindi, cioè, che cosa manca oggi all'Italia? No? E poi c'è un bellissimo testo di Giacomo Leopardi, una affermazione meravigliosa di questo paese senza, no? Manca proprio il fatto di mettersi in relazione, capito? Cioè, chiedere e quindi lavorare appunto in equipe, ma un'equipe non deve essere verticista da mafie bianche, da politica, capito? Deve essere meritocratica, perché altrimenti il villaggio globale non lo frequenti. Ecco, capisce? Punto. Quindi, altre cose niente, tornando giù su una piccola battuta, lì c'è una finestra che guarda un nemico che nessuno sa, se salite al di là, e guarda proprio l'Ox, io l'ho preso tutto, c'era una frase di Rejoice sotto. E quindi è così, dai, puoi andare anche abbastanza veloce. E quindi se volete farmi domande, non lo so, perché non vorrei toccare. Le domande le facciamo poi. Esattamente, quindi qui adesso vediamo magari 2 foto dell'alberghiero, ecco, così quando è nato. Beh, stavamo qui, vai Davide. Questo un po' le situazioni, certo. Vedete quello che vi raccontavo, dai. Ecco, immaginate che noi siamo passati con le travi in mezzo a questi buchi per fare la sovrelazione. Lo sapete che significa con l'acciaio lungo 40 metri? E che poi l'acciaio non lo alzi così, eh? Vai. Ma allora ditemi se io non ho fatto un regalo alla città. Grazie, ma adesso che sto per morire. Ma io non sono neanche per dire. No, perché? Vedete, per far capire al presidente, no, come una macchina, come si... Questa è una restituzione che ha 20 anni, lei era d'accordo di presentare questa. Oggi noi usiamo un altro tipo, vedi, il primo plastico, prima concettuale e poi cosa, dai. Ecco, questa è proprio una sequenza di lavori che ci spiegavamo. Poi noi abbiamo vinto il premio Istituto Nazionale Architettura, INAC, mentre parlo a dire. Che succede? Questo premio si consegna anche alla provincia. E ahimè, dopo l'alberghiero, il presidente Colonnella mi aveva coinvolto nelle università di... Dov'è Colonnella? Mi aveva coinvolto nel progetto Università Sempre Gratis, l'università di Porto Davide di Economia. Quindi fece un lavoro che, come posso dire, che avrebbe rigenerato Porto d'Ascoli in termini di funzionalità, perché una cosa che voglio sottolineare dall'alberghiero: questa scuola, l'architettura contemporanea, non è un'architettura bella o brutta, perché la lasciamo ad altri questo concetto, no? Ma è un'architettura che può sviluppare funzioni in base al trascorrere del tempo. Cioè noi domani qui potremo ritrovare una libreria oppure altre attività, quindi si adatta, è adattiva. Ma io l'avevo proprio pensata, proprio perché si mangiava benissimo. Così dico, ma perché qui, dato questo grande valore che abbiamo col paesaggio, non sviluppiamo delle azioni sociali che potessero calmierare, per esempio, i redditi di quei matrimoni, no? E quindi il personale da una parte faceva didattica e da una parte riceveva quegli introiti che potevano poi essere virati in didattica, viaggi e attrezzature scolastiche. Ed era pensato per questo, capito? Poi il secondo stralcio è stato virato, e questa è una scuola che è stata violentata anche dalla Bassanini, perché la politica, nel momento in cui oggi sapete che l'ente pubblico fino a prima del PNRR, oggi non ce la fa
fino a prima tendeva a progettare internamente perché avevano una sorta di royalty, no? Quindi l'amministrazione, non di Colonnella che era erudita, ma di Massimo Rossi, la prima cosa che fece mi levò il secondo straccio. Quindi stavo facendo vedere ai miei che qui sotto erano previste tutte vetrine di vetro, proprio perché c'è un percorso di manutenzione esterno ed era la sede dove stava la presidenza e le aule dedicate, capito? La provincia ha detto: noi non vogliamo entrare nel merito delle discussioni perché non ci capiamo niente, facciamo quello che vogliamo. Quindi piano piano abbiamo assistito a un attacco, a una piccola distruzione proprio della spazialità, ma io non voglio criticare che l'alluminio con il rame procede a galvanizzazione, per cui fra qualche anno avrei dei buchi, però qualcuno li ha montato in vista in alluminio accanto al rame. Non vi dico che avete tolto le prospettive, però andiamo. Ecco, adesso le restituzioni finali sono queste, i materiali sono stati scelti dal mare proprio per mimetizzarsi. E come un po' stare dentro e stare fuori in questo momento, perché gli stessi spazi li vedete. Quindi, e quindi adesso qui c'è una sorpresa che è questa, che tu vuoi tu, e adesso quindi mi sono rifatto alla superficie, no? Nel senso che nessuno penetra sia a livello culturale che l'informazione. Allora vedete un po' cosa succede qui adesso. Mi dai quella diapositiva di Zadi dell'Aria. Ecco, guardate qui, io questa l'ho portata in giro del mondo, però, e non faccio più conferenze né riprese. Perché? Perché è stata al Maxi di Roma, ho fatto una conferenza a Dio Verità, proprio rifacendomi a Boeri, e lui era lì accanto. Guardate questa storia, cioè questa è stata fatta nel 2000, siamo qui, questa è stata fatta nel 2010. Questa è conosciuta in tutto il mondo, perché è il Maxi di Roma, attraverso l'architetto iracheno, bravissimo, fatto con il materiale più povero, meno costoso che c'è al mondo, che è il cemento. 50 kg di cemento costano 7 euro. Questa è costata 7.500 euro al metro quadro. La nostra, col materiale più costoso in questo momento del Conce, è costato 700 euro, 750 euro al metro quadro. Questa è stata fatta 10 anni prima di questa. Questa la conosce il mondo, questa non la conosce nessuno. Grazie a tutti.